Ciao a tutte. Allora, parlo di nuovo a bassa voce perché ho sempre la bimba qua che dorme. Non dorme sempre, cioè ci sono momenti che è svegliissima. Comunque, faccio un video, spero breve, perché ho fatto un po' di spesa dalla Lidl ieri, cioè ho fatto un bel po' di spesa, nel senso ho fatto la spesa quella grossa mensile. Vuoi stai giù. E sono andata sia alla Lidl che al Gigante. Adesso vi faccio vedere cosa ho preso alla Lidl, perché non ho preso tanta roba lì, ho preso molta più roba al Gigante perché c'era tutto a 98 centesimi e quando c'è quell'offerta lì vado a fare un po' di scorta di detersivi, shampoo, comunque dopo farò anche un video per quello. Alla Lidl ho speso poco più di 32 euro, non mi ricordo di preciso perché si è cancellato, si è bagnato lo scontrino e si è cancellato un po' di cifre, non le vedo, quindi vabbè. Poco più di 32 euro comunque. Ho preso, allora, partiamo da questo. La carta igienica Tenderly, sono 24 rotoli ed era in sconto a 3,99 euro. Esatto. Ed è la cosa più costosa che ho preso alla Lidl. Poi ho preso, c'erano questi doccia shampoo, no, doccia schiuma della Bionsen a 99 centesimi, esatto, ne ho presi 4. Ho preso 2 doccia schiuma shower gel Cherry Blossom, pelli secche, questo qui, e l'altro Japanese Garden, estratto di bambù, questo qua. Non so come sono, cioè la roba della Bionsen la uso, però questi qua non li ho mai provati, io li proverò. Poi ho trovato in offerta anche lo spuma di champagne di Marsiglia, questo qui. Era praticamente in uno scaffale dove c'è tipo occasioni, comunque roba a bassissimo prezzo. Infatti questo qui da 26 lavaggi ed è 1,560 litri. L'ho pagato appena 1,39 euro forse. Non riesco a leggere, comunque 1,30 euro qualcosa. Poi ho trovato l'uva senza semi, l'ho presa nera e bianca e queste le ho pagate 1,69 euro l'una. Poi ho preso questi biscotti qua che mi piacciono da morire. Questi sono biscotti cereale e frutta e costano 99 centesimi e sono 250 grammi, ma sono troppo buoni. Cioè, se vi piace questo abbinamento, prendeteli perché secondo me sono molto più buoni, tipo dei biscotti ai cereali, quelli, oddio, non mi ricordo la marca. Cereal Fruit, boh, non mi ricordo, comunque una marca che vedo spesso in TV di biscotti e cereali, però quelli non mi piacciono, sono troppo duri, troppo, cioè si sente proprio il cereale, quello proprio durissimo, tostato tipo, non lo so. Invece questi sono abbastanza morbidi, secondo me c'è più frutta che cereali comunque all'interno, mi piacciono un sacco. E poi costano pochissimo, questi li mangio nel tè oppure nel caffè, li bagno un po'. Il pomeriggio mi faccio la mia tazzina di caffè, ci bagno due biscottini. Poi, questa è roba, diciamo, più o meno mia. Poi mio marito si è preso lui la sua roba per la colazione, roba molto dietetica. Si è preso questi succhi qua, della Solevita, succo e polpa di pesca, frutta 50% minimo. Questi sono da 6, confezione da 6. Ne ha prese 3 di pacchi e li ha pagati 99 centesimi l'uno, 6 brick. E poi ha preso questi altri all'ace. Questi mi piacciono anche a me, li bevo anch'io all'ace. E sono da 5 brick e li ha pagati 89 centesimi a pacco e ne ha presi 2. Poi si è preso questo brioche qui al cocco e cioccolato. Vabbè, e le ha pagate, ne ha prese 2 pacchi, e le ha pagate 1,49 euro l'uno.
Poi ha preso due pacchi di nastrine, di nastrecce, anzi, vuote, quelle con lo zucchero sopra, e le ha pagate 1,89 l'una. E poi due pacchi di croissant alla ciliegia. E non riesco a vedere quanto le pagate. Comunque, in totale due pacchi a tre? No, due pacchi, 3,38 euro. E basta, questa è la Lidl. Quindi vi farò presto il video dell'altra parte della spesa e vi spiego anche com'è questa promozione dei 98 centesimi, che è spettacolare secondo me. Ci vediamo, ciao ciao!